La tecnologia ha invaso le case di ogni essere umano e ogni giorno che passa esce sempre qualcosa di nuovo e di sofisticato, dai telefoni tascabili a quelli piegabili. La cosa che si sta evolvendo di più sono i computer, che rispetto agli anni passati diventano sempre più tecnologici e potenti. Tutto ciò ha spinto molti a creare un'intelligenza artificiale. La stessa tenderebbe da sola, col passare del tempo, ad evolversi e quindi ad acquistare, come dire, una propria coscienza. Da qui si è pensato di creare dei veri e propri androidi che abbiano la capacità di muoversi e parlare liberamente e quindi avere una coscienza propria. A prima vista potrebbe sembrare roba da fantascienza. Non siamo ancora arrivati al Terminator vero e proprio, ma a poco ci manca. Nei video che vedrete, vedrete tre androidi che interagiscono con altre persone. Ma la cosa più inquietante sono le loro risposte, che sembrano voler far capire che un giorno le macchine domineranno la Terra e che l'uomo, in un futuro prossimo, potrebbe essere schiavo di queste macchine. Prima di cominciare, però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche. Questo per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Durante un programma televisivo, questo androide di nome Sofia, dall'aspetto femminile, aveva appena finito di giocare con questo presentatore al gioco carta forbice e sasso. Dopo aver vinto, l'androide dà una risposta al presentatore veramente inquietante. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Nel secondo filmato vengono fatte alcune domande a questo androide di nome Han. Tra le tante domande gli viene chiesto cosa ne sarà degli esseri umani in futuro e lui risponde tranquillamente, con una coscienza sua, che le macchine prenderanno il posto degli esseri umani. In 10 or 20 years, robots will be able to do every human job. In quest'ultimo filmato, questo androide di nome Philip, gli vengono fatte alcune domande. Ad un certo punto gli viene chiesto se pensa che in un futuro prossimo le macchine potrebbero conquistare la Terra e quindi dominare gli esseri umani. E questa è la risposta dell'androide. I remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe. Non riesco a capire se è più inquietante quell'androide o quell'uomo che ride. Vabbè, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati e noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.